Allora, come vi dicevo, c'è un momento che ci attende ricco di emozioni. Mettetevi comodi, sgomberate la mente dai problemi eventuali, perché c'è qualcosa su cui soffermarci insieme. Guardate e ascoltate attentamente. Un foglio accartocciato non si stende mai bene con le mani, ma stranamente diventa più bello con tutti quei solchi, più di quando era liscio con solo quattro bordi. Ecco come appaio allo specchio. Sono angoli, spigoli, curve, abrasioni. E mi piace così. Ti sono mai mancati l'aria nel petto e il pavimento sotto i piedi? Qualsiasi cosa ci fosse prima nella testa e ora non c'è più. Chiamali pensieri, sogni. Chiamalo amore. Chiamalo come ti pare. Tanto adesso non c'è più niente, a parte un silenzio che stordisce. Hai mai provato l'abbandono? Hai mai urlato nel vento, con le vene che ti gonfiano la gola e ti danno un aspetto grottesco? Sei un ulivo pieno di nodi, un legno trafitto. Ti hanno mai strappato l'anima coi denti, fino a lacerartela per sempre? Hai mai visto del rosso fuoco attraverso gli squarci del lenzuolo? Ho terminato le scorte nel magazzino del pianto. Mi è rimasto del sale che brucia e per poco non mi fa arrossire gli occhi. Ma stranamente sono più bello. Mi sono disteso, premendomi le mani addosso come sulle pieghe di un vestito, fino ad assumere le sembianze di un me imperfetto, ma piuttosto gradevole. Salvo per miracolo, apro la porta dell'andare. Vivo, direi, come rinato. Tu chiamalo come ti pare. Io credo che lo chiamerò amore. Vero? Ricco di emozioni. Allora, noi abbiamo il genio che l'ha pensato e l'ha scritto in collegamento Skype, Francesco Cioffi. Ben trovato, Francesco. Ciao. Francesco, io ho ancora i brividi addosso. È successo la prima volta che l'ho ascoltato e visto, ed è successo anche oggi. E non ti dico, l'ho visto anche altre volte. Comunque, come ti è venuto in mente? Noi ti abbiamo conosciuto tanti anni fa, proprio qui in questi studi, a Padre Pio TV, ed eri un focolarino. Di natura sei un artista e oggi ne abbiamo la conferma. Scrivi canzoni, ne pensi davvero di ogni, ma soprattutto in maniera originale. Io voglio sapere chi è, cos'è che ti ha ispirato a fare questo testo, questo video così profondamente emozionante. E perché? Intanto grazie di averlo così trasmesso, è stato emozionante anche per me il fatto di vederlo. Guarda, il processo creativo, almeno il mio, è fatto di ricordi, quindi una serie di cose che sono contenute in questo bagaglio virtuale, no? Quindi c'è un ricordo e c'è un fatto in questo caso. Il ricordo è quando da piccolo mi piaceva stropicciare i fogli e quindi poi ristenderli con le mani, no? E poi mi piaceva il tatto, il foglio, e mi piaceva che poi una volta steso aveva un'altra forma, un'altra vita, no? Era diverso, era più bello, mi piaceva. E poi invece il fatto è questo lutto che ho subito di papà un paio d'anni fa, e poi sicuramente questa tristezza della pandemia che ci pervade un po' tutti, no? Soprattutto chi crea, soprattutto chi è abituato a fare musica, no? A stare a contatto col pubblico, con la gente. Sicuramente un dolore forte.
Sì, poi oggi l'abbiamo ripetuto tante volte, insomma, questa sofferenza che soprattutto voi artisti vivete in maniera forte, molto sentita. Francesco, io quando, sicuramente chi ci ha seguito in questo momento, ascoltando quel testo, ha avuto la libertà di interpretazione straordinaria. Poteva immaginare questo foglio, un protagonista diverso, sentire emozioni, diverse emozioni. Tu hai mai provato, ti faccio una domanda che tu fai nel testo, hai mai provato l'abbandono? Certo, come no? Sì, sì. Ricordavi anche il tuo papà? Forse sì, anche lì? Esatto. E quella è stata la sensazione di abbandono più forte che ho provato, sicuramente. E questo dolore, diciamo, questo abbandono, è un dolore che ti accartoccia, come un foglio accartocciato, no? Quindi mi veniva questo ricordo dal mio bagaglio di ricordi, mi veniva proprio una precisa similitudine fra il foglio accartocciato e il dolore che ti accartoccia, il dolore dell'abbandono, il dolore di una perdita, della solitudine. Mm-hmm. Sì, ma anche quella di tanta solitudine di questo periodo, tantissima, no? E quindi mi sembrava di sentirmi questo foglio accartocciato, però è anche vero che a un certo punto questo foglio bisogna distenderlo, bisogna ricominciare, bisogna alzarsi, perché la vita va avanti, no? E quindi non si è mai come prima, perché il dolore ti plasma. Però stranamente tu ti alzi e ti sistemi appunto il vestito, no? Te lo allisci addosso, come fai con un foglio accartocciato per renderlo di nuovo liscio, no? E ti riscopri con queste pieghe del dolore, però ti riscopri più fortificato da questo dolore, diverso ma anche bello. Sì, infatti tu lo dici nel testo, stranamente diventa molto più bello con tutti quei solchi. Questo accade anche un po' agli orientali, no? Quando gli si dice, insomma, che se si rompe un vaso e tu metti insieme i cocci, quel vaso acquista ancora più valore e diventa più prezioso, anche se con le crepe. Quindi è la stessa, più o meno la stessa immagine, ecco, che ci ricorda questo foglio stropicciato, che sicuramente capita a tutti prima o poi nelle mani. Io lo sto facendo adesso, non ritorna più come prima, però ci puoi trovare tanto altro di bello nella vita di chi, insomma, soffre, porta su di sé tante sofferenze che possono essere perdite, ma anche, stiamo parlando anche di lavoro difficile, quello degli artisti in questo periodo. Quindi, insomma, tornerete voi artisti sicuramente più carichi e con più voglia di cavalcare il palcoscenico, o comunque di dare sfogo alla vostra creatività, così come stai facendo tu, Francesco, anche in questo periodo un po' strano. Noi non ti rubiamo altro tempo, perché ci ha fatto enormemente piacere averti qui, ma non ti rubiamo altro tempo solo perché ti rivogliamo magari prossimamente. Tu ne hai scritte tante di canzoni, quindi magari approfitteremo per conoscerti meglio. Sarà un piacere. Ti lasciamo tornare al tuo lavoro. Lui è in collegamento da Barletta, quindi nella meravigliosa Puglia. Grazie per il tempo che ci hai dedicato.